Votata favorevolmente in Consiglio Comunale la delibera sul parcheggio dell'ospedale. La Giunta Comunale ora potrà confrontarsi con l'AUS, proprietaria dell'area, per instaurare il posteggio a pagamento. Il documento ha ottenuto 14 voti favorevoli, la maggioranza, e 9 voti contrari, le forze di opposizione. Diverse le motivazioni alla base delle votazioni. Le prime, condivise da tutta la minoranza, sono state di carattere tecnico. Il parcheggio a pagamento, infatti, era vincolato da altre due modifiche della viabilità faentina: la creazione di una nuova area camper in via Calamelli e l'introduzione nel regolamento del piano sosta di agevolazioni per i possessori di auto elettriche o ibride, progetti condivisi da tutto l'arco politico e che la Giunta ha deciso di accorpare insieme al parcheggio dell'ospedale come delibera di modifiche complessive al piano sosta, come già avvenuto in passato nonostante le proteste dei partiti di opposizione. Critiche sono arrivate anche sulle tempistiche e sulle procedure adottate. Il più aspro è stato il consigliere Nezchi dell'Altra Faenza, che ha considerato la delibera un de profundis del processo democratico, sbottando contro la decisione di presentare in consiglio un cambiamento sul quale il consiglio stesso non aveva potere di decidere niente, dalla bontà della scelta alla regolazione della sosta, sottraendo all'assemblea la possibilità di discutere democraticamente di una questione importante per la cittadinanza. Di stesso avviso Rinnovare Faenza e Lega Nord. Quest'ultima avrebbe preferito confrontarsi su un documento integrale dove poter analizzare le tariffe, la gestione o la manodopera necessaria al nuovo parcheggio. Il Movimento 5 Stelle avrebbe preferito un percorso partecipato, quantomeno informativo, che potesse dare alla cittadinanza il tempo di assimilare il cambiamento. Inevitabili sono poi arrivate le critiche sulla scelta, ritenuta dalle minoranze non risolutiva per quanto concerne l'abusivismo. Sempre secondo i pentastellati, il passaggio a parcheggio a pagamento non risolverà il problema degli abusivi già presenti in città e in altre zone dove la sosta è regolata da stalli blu come Piazza Rampi o in Piazza del Vescovado. La permanenza dei questuanti in ospedale per i grelli, e non solo, è un simbolo del fallimento dei processi di integrazione della nostra città con una comunità che pretende di non rispettare le regole e di occupare un luogo sensibile per la cittadinanza. Per Rinnovare Faenza, il problema degli abusivi si sarebbe potuto invece affrontare attraverso i servizi sociali. Nefasta la previsione della Lega Nord, che ha sottolineato come il problema dei parcheggiatori si trasferirà semplicemente alle macchinette per il pagamento della nuova sosta o dall'altra parte della strada, nel parcheggio del seminario, dove il comune realizzerà un parcheggio gratuito per compensare l'arrivo della nuova area a pagamento in ospedale. In seminario, una parte dei posti auto sarà riservata agli insegnanti e al personale in servizio alla Scuola Media Europa. Di conseguenza, ha evidenziato Tiziano Ciricola, la mattina parte del parcheggio non sarà utilizzabile. Inoltre, il servizio di Gringo Bus, che in molti hanno rimarcato integrativo al parcheggio dell'ospedale, è stato considerato da più parti lacunoso. La navetta, infatti, ferma in Corso Mazzini, mettendo i passeggeri di fronte a barriere architettoniche per alcuni utenti insormontabili. Inoltre, nel pomeriggio, il servizio non viene erogato per le prime ore, creando un vuoto. Favorevoli al passaggio si sono al contrario rivelate le forze a sostegno della Giunta. Per Insieme per Cambiare il Partito Democratico, il cambiamento sarà da monitorare, in modo tale di introdurre eventualmente correttivi in corso d'opera. Articolo 1, invece, ha messo in risalto come nei parcheggi cittadini a pagamento, dove oggigiorno stazionano gli abusivi, la situazione fosse ancora peggiore prima dell'arrivo della sosta a pagamento, servita, secondo MDP, come deterrente per molti irregolari. Da entrambi gli schieramenti, infine, sono arrivate delle indicazioni condivise dalla Giunta. Il nuovo parcheggio a pagamento, regolamentato da un impianto a barriera, dovrà presentare una zona di stalli gratuiti e un'altra con tariffazione bassa, al massimo di 3 euro per l'intera giornata, possibilmente anche un'area a disco orario per consentire il posteggio gratuito per le prime 2 o 3 ore. Dovrà essere presente un servizio di sorveglianza e dovrà essere ulteriormente regolamentata l'area riservata al personale dell'ospedale, oggigiorno utilizzata irregolarmente anche dai cittadini. Gli introiti destinati all'AUS dovranno poi essere investiti sul parcheggio stesso e sulla viabilità.